Viviamo 100 anni di vita in un solo giorno e dobbiamo scegliere se diventare innanzitutto maschio o femmina. Femmina. Ok, Nina, siamo femmine, siamo pronti per nascere. Manca pochissimo e finalmente diventeremo dei piccoli bambini di 0 anni. Oh, dobbiamo decidere la bambina, allora. Già mi ha rubato il tablet, nemmeno tempo di iniziare che Nina giocherà al posto mio. Allora, chi siamo? Lei con i capelli biondo cenere? Oppure lei con i capelli neri? Oppure lei con i capelli col fiorellino? Questo. Ok, ho deciso io. No, era più bella quella col fiorellino. Oh, dobbiamo dare anche il nome, Kira. Ma non mi piace a me il nome Kira. Che è Kira? No, infatti chiamiamola Ninna. Oppure Piadina. No, va bene, chiamiamola Ninna. Vedete, io in sto gioco non so nemmeno che cosa devo fare. Va bene, dai, decidi tu. Vediamo, iniziamo il gioco. Per chi non conoscesse questo gioco, praticamente dobbiamo fare le scelte giuste per crescere e non fare una brutta fine. Ecco, possiamo dire in questo modo. Ho una domanda, siamo nel cassonetto. Ma non è un inizio che mi piace questo a me. No, nemmeno a me, ma che cosa possiamo fare? Vai, bussiamo, così ci sentono. Toc, okay. Toc, c'è nessuno? Toc, toc. Guarda. Ma no, ma lui è brutto se lui diventa mio papà, No, Ninna, non devi giudicare dall'apparenza. Potrebbe essere un ottimo papà, invece. Va bene. Guarda che carino, l'ho preso in braccio. Non lo so, non mi convince ancora, devo valutare. Vedi, hai già 2 anni in questo momento. Qui gli anni passano velocissimi, non è come nella vita reale, capite? No, infatti io ancora nella vita reale ce l'ho 14. Corri, Ninna! Oh, no, dove stai andando? No. Ma che ne so? Ma che cosa stai combinando, Ninna? Ma io non lo so. No, siamo ultimi, non ci posso credere. Stai attenta, eh. Aspetta, possiamo recuperare. Attenta, attenta alla macchina. Non so come hai fatto a non fare. Attenta. Ma come è possibile che non ti colpisce nemmeno una macchina? Non lo so. Hai trovato il punto perfetto. Oh no. Vabbè, non ci credo. Io non so come ho fatto, sinceramente, Prima posizione. Aspetta, ho capito, Ninna. Tu in questa vita sarai una corritrice. Una corridora. Un corridoio sarai. Ma che cosa sto dicendo? Sei un corridoio. Dai, sto scherzando. Livello 5 per noi, intanto. Allora, è il momento del pranzo. Io questa cosa già la conosco, in realtà. Ah, già la conosci. E che cosa dovremmo fare? Dobbiamo capire se unirci a loro o se invitare lui a pranzo, secondo me. Vediamo un po'. Questo sono io. Ah, sei te. Oh, che carino. Vediamo un po'. E infatti pranziamo con lui. Dai, pranziamo con lui, che può essere il tuo futuro fidanzato. Tu sei matto. Oppure Federico Chiesa. Sì, con chi, scusa? Ti sei pulito? Non mi sono pulito la lingua perché mi hai dato un bacio, assolutamente no. Vabbè, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo al 7° anno della nostra bellissima vita con il nostro papà. Ma scusa, questo papà non è fidanzato? Ma poi com'è possibile che abbiamo già 7 anni? Scusami, gli altri anni che cosa abbiamo fatto? Abbiamo dormito tutto il tempo? Praticamente sì, vediamo cosa sta per succedere o no. Non ho capito, come devo fare qua, rosso o nero? Verde, che nero, né rosso, né arancione. Verde, Ninna. No. Hai colpito papà! Aspetta, ci riprovo. Guarda! Mamma Ninna! Aspetta! Ci riprovo. Vai! No, Ninna, non ci credo. Stai, ora lo mandi all'ospedale. Eccolo! Ce l'ho fatta. Oh, finalmente. Ci hai dato 3 pallonate addosso a tuo papà, ma ti rendi conto? Ho sbagliato, è troppo difficile. Pazzesco. Cos'è questo diamante? Ci fa crescere, secondo me. Ci fa crescere? No, in realtà no, vabbè. Abbiamo 8 anni intanto e oh, ma quanti, papà... quanti sport devo fare? Prima hai giocato a basket per la prima volta a 7 anni. Adesso invece ne hai 8 e devi vincere il torneo. Vabbè, io la passo, Vai, passo passa la palla. Che campionessa. A me non piace però giocare a basket. Io volevo fare la ballerina. Aspetta che adesso devi tirare. Canestro! Altro che ballerina, Ninna. Tu probabilmente diventerai una palla canestratrice. Vabbè, Matti, ti stai inventando tutte le parole. Sei oggi. Sei tu che non sai l'italiano. Qua siamo al livello 9, Matti. Siamo... Ah, lei deve raccogliere le farfalle. Io non ho mai catturato le farfalle in vita mia. Tu le hai mai catturate? In realtà no, non mi sembra un gioco molto carino, sinceramente. Non si catturano le farfalle. Che c'è? Sta per succedere qualcosa. Cos'è, una farfalla gigante? No. È una farfalla. Ma non esistono le farfalle così. Hai sbagliato, Ninna. Abbiamo perso. Uffa. Riproviamoci, dai.
Allora, non devo prendere le farfalle, l'abbiamo capito. Esatto, non azzardarti a catturarle perché io quella farfalla non la voglio più vedere. No, infatti voi avete mai visto una farfalla così grande? Io sinceramente non l'ho mai vista, ma ora sembra che siamo andati avanti, eh. Sì. E infatti... Se n'è andata, triste, sembrava anche un po' triste, Nin. Ancora 9 anni? Abbiamo 2 volte 9 anni, vabbè. Vuol dire che quest'anno è molto importante per Ninna versione gioco, sì, eh. Sì, è molto importante perché forse mi fidanzerò con Federico Chiesa, chi lo sa, in Cina, vedi, questa è una muraglia cinese. Ma che stai dicendo? Questo sembra più un tempio, non lo so. Un tempio, bravo. Oh, aspetta un secondo. Che cos'è quel coso? Ma poi mi scusami, ma a 9 anni tu come hai fatto ad arrivare lì? No, non lo so, non lo so, forse mio papà mi ci ha portato in vacanza, io non lo so. Va bene. Ma che cos'è? Oh, mamma mia, che paura che fa. Che cosa dobbiamo fare? Beh, io non so cosa vuol dire Enlightenment. No, clicchiamolo. No, lo leggo io. Enlightenment, ragazzi, andiamo. Enlightenment. Stai volando. Oh no. Sei diventata una dea. Che cosa è successo? Non lo so, so solo che ho indovinato grazie alla mia parola Enlightenment. E che cosa significa? Vuol dire... Ok, perfetto. Ok. Aspetta. Trasformazione. Ah, ti immagini diventavo una farfalla gigante? No, Annina, io ho scoperto con una nuova fobia. Le farfalle giganti. Ho paura. Ah, ma poverino, ma sono così belle le farfalle. Non le nominare nemmeno. Farfalle, farfalle, farfalle. Ma che cosa stanno facendo questi? Queste sono le mie amiche. Che no. Stanno prendendo in giro una compagna di no! classe. L'aiuto, l'aiuto. Che cattive. Andate via, brutte. Ecco, bla, esatto. Bla, bla. Portala via, Ninna. Fagli vedere chi è una vera amica qui. Sì, infatti. Mi raccomando, falsacchiotti, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. E aiutate sempre i vostri amici. Esatto, se siete amici e amate i vostri amici, lasciate un mi piace, giusto? Sì. Perché noi siamo amici. Ninna, tu sei la mia migliore amica. Va bene. Ci siamo lasciati. No, sto scherzando, dai. La piccola Ninna non si sente molto bene e infatti non vuole andare a scuola a 10 anni. Sono malatina. Anzi, sai che ti dico? Anche ora sono malata, vado a fare un riposino. Ma tu non devi andare a scuola, Ninna. Abbiamo 13 anni e ancora una volta giochi a basket. Io non lo volevo fare questo sport. Ninna, svegliati. Non sei più tu questo, eh? Sì che sono io. No, no, era diverso, mi sa. Cioè, tu mi stai dicendo che non sono io quella persona e che ti stai fidanzando con un altro ragazzo? Probabilmente sì, Matti, però ho solo una scelta, perché non voglio mica vedere un video della pubblicità io. No, infatti, noi non le vogliamo vedere le pubblicità perché le odiamo, vogliamo solo andare avanti per la nostra vita. Esatto. Vabbè, continuiamo per i 14 anni. Tu cosa facevi a 14 anni? Giocavo a Yu-Gi-Oh! Aspetta! Giocavo a calcio. Miau. No, anche qui. Miau. Ti prego, Ninna. Io amo i gatti. Gattini, venite da me, diamoli da mangiare. Oh, che carino. Miau, miau. Ninna, ma questo coso fa molta paura. Hai visto che cos'era? Mamma mia, che ansia che metteva. Diamogli un nome, dai, diamogli un nome. Lo chiameremo... Balenottero. Ma no, gattone. Ma che gattone. Vabbè. Una bella Ninna quindicenne. Eccola qui che sta per andare a scuola. Ecco l'altro che non sei tu. Lo chiamiamo... Se non sono io, ecco. È Luca. 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 Ciao Luca, come va? Ciao Luca. Mi stai raccontando qualcosa di interessantissimo. Sei ma che capelli... Vabbè, non guardate i miei capelli, no. Scusate, sono un pochino scombussolato oggi. Mani sulla mano, bello. Oh no, 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 non ci diamo il bacio con Luca, lo conosciamo da troppo poco. Troppo cara mia. Poco, troppo poco. Luca sì. Non è il nostro tipo, secondo me, Ninna. Un abbraccio sì, però. Un abbraccio va bene, l'abbraccio è innocuo. Un abbraccio è molto, molto tanto carino, sì. Dare abbracci. Sì, ma chissà dov'è il gattone. Dai, basta, si chiamava... Gattone. No, come l'avevo chiamato? Balenottero. Balenottero si chiama. 16 anni, stiamo per diventare maggiorenni, eh. L'età che ho io nella realtà ce l'ha lei nel gioco ora. Sì, certo, come no. Tu hai 16 anni in questo momento? Sì. Ah, ok, e non ne hai 20? No. Stai chattando con il Luca? Ehi, Ninna, wanna hang out? Ma che vuol dire? Non lo so, okay. Matti. Di sì, certo. Ok, certo. Come no? Dove vuoi andare? Al centro commerciale a fare shopping, ovviamente, Luca. Ma che domande fai? Tipica risposta da Ninna. Ed ecco che siamo ancora a 16 anni, in realtà. Non abbiamo preso la strada dei 17, perché? Perché succedono due cose importanti. Vediamo, siamo in un fast food. Ok, e dobbiamo mangiare, forse? A quanti va preso? Che
cos'è questo? Ma sta facendo un gioco di magia forse, Luca? Ah, sì. Oh, mamma mia! Dobbiamo scegliere, io vorrei mangiare tutte quelle cose. Perché tu non mi porti mai a mangiare tutte quelle cosette? Voglio anch'io questo gioco di magia. Ma quanto mangiano? Hanno finito tutto. Si sono mangiati tutto quanto. Ma ora non stanno male? Boh, non lo so. No, in realtà stanno camminando mano nella mano. Ma non è che ora si baciano? No, non è successo niente in questo anno di vita. Tutto tranquillo per adesso. Tutto molto molto tranquillo. Tra l'altro ora arriveranno i 17 anni. Età in cui io e Matti ci siamo fidanzati. Esatto, e se sapete in quale mese ci siamo fidanzati, scrivetelo nei commenti. 17, eccoli qua. Chissà se si fidanzerà anche lei, spero proprio di sì. Beh, se si danno un bacio, questa persona sono io, si sta diplomando. Ah, ecco, vedi, e adesso... Ma non abbiamo fatto nulla. Si doveva solo diplomare. Ah, però abbiamo ancora 17 anni, sì, attenzione, sì, sì. Qui dobbiamo giocare. Vediamo che cosa succede. Allora, è sera... Ok, è con gli amici. Sto camminando con gli amici. C'è anche Luca. E ci dice: andiamo dentro, amici. E che cos'è questo? Sembra una prigione. Ma cos'è? No, secondo me è una casa abbandonata. Ah, una piscina. Una piscina, bella. Io non ho mai fatto un bagno in piscina di notte. Sì, ma guarda quanto sporca, che schifo. Io non lo farei mai. Aspetta, lui è Giovanni. Giovanni si sta mettendo vicino a te? È un simbolo dell'amore quello, forse? Oh, un cuore. Giovanni ti sta corteggiando, Ninna. Oh no, Matti, cosa facciamo? Non lo so, ti sta per dare un bacio, Ninna. È bruttissimo. Sì, oh, effettivamente sì. Sembra un pesciolino. Dai, lo baciamo pure no? Dai, sì, bacialo. Okay. Mettiamo un po' di litigarello qui. Aspetta, c'è Luca che ci sta guardando. Oh no, Luca ci ha visti. Luca, secondo me, si mette a piangere. Povero no, Luca! Povero Luca! No. Ma dove sono io in tutto questo? Evoluzione! Oh no, ma chi è questo? Scusa. Ma Ale ha barba? Ah no. No! Oh, ho visto la signora con la barba, mi aveva fatto spaventare. Tu ci vedi proprio male. Quindi vediamo se sono fidanzata con Luca o con Giovanni. E soprattutto hai 18 anni ora? Sì, sì. Mi sa che sei già in ritardo. Devi fare... Ah, l'esame della patente! No, wow! Che bello! Non mi dire che adesso devi guidare, Penso di sì. E lui è il tuo istruttore di guida. Sì, è un po' strano in realtà. Sì, sembra più un agente segreto, non un istruttore di guida, dai. Sì. La sta salutando e ora sono entrati in macchina e tu hai completato i 18 anni ma sei ancora diciottenne. Sì, perché ora dovrò fare qualcos'altro di grande. Sicuramente l'esame della patente, non l'hai ancora completato, Hai ragione. Vediamo un po' che cosa succederà, sono curiosa. Vediamo, e infatti vedi che sei macchina, sì. Te l'avevo detto. Speriamo di passarlo questo esame però, Mamma mia che ansia. Oh, c'è uno stop, Devi fermarti, No, dobbiamo fermarci, allo stop ci si ferma sempre. Ok, prima fase superata. Sì. Vediamo un po'. Ora giriamo, perfetto. C'è un pullman, devi andare piano, Ninna. Dobbiamo fermarci e dobbiamo rimanere fermi. Ok, perfetto. Tutto sembra andare alla grande. Lui ci fa così, ok. Vuol dire che sta andando bene. Oh no! Ma chi è questo? Vattene via. C'è una persona che sta facendo il gradasso con la macchina da corsa. E noi non facciamo niente, ci accostiamo e lo facciamo passare. Wow, tu sì che sei una brava. Oh mamma mia, ha fatto un incidente. Visto. Un camion gli è andato addosso. Mi sa bene. Vabbè, senti, direi che i 18 anni possono bastare, Sì, direi anch'io, anche perché non voglio che succedano altre cose brutte. Cliccate sui video che sono comparsi in questo momento. E noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao.